So che c'era l'attività e c'erano ottimi materiali. Pensi di poter spostare questo carrello? Ehi, ottima idea, pensaci tu. Ma come? Te lo chiedo a te, tu mi dici pensaci tu. Ecco, vedi, ci sono diverse. Sette di pietra. Vedi, giustamente sposti i carrelli perché devi andare nelle varie zone. 900 Bakwa. Beh, sicuramente ci saranno incontri casuali qua, però. Deve livellare un pochettino il nostro piccolo cacciatore. Comunque, i membri in riserva non prendono esperienza perché non si vedono alla fine lì. Anello con topazi, che dovrebbe essere quello con l'attacco. Guarda, guarda come si. Va, va, va. Va, va. Ah no, questa è la difesa. Oddio, potrebbe essere buono per lui, effettivamente. Devo smontarlo sto pad. Io lo dico, ma. Perché sto giocando con quello. È purtroppo sto pad che è da un po' che mi dà qualche difetto di drift. Solo che lo dico da non so quanto tempo che devo smontarlo e poi non lo smonto mai. Allora, questo mi sa che dobbiamo fare così. Per poi fare tutto il giro e andare a prendere il forziere. Tra l'altro sarebbe anche la prima volta che smonto il DualSense, però oh, tranquillo. È così male che vada. Altra runa della terra. È così male che vada, mi compro quello nero, perché volevo il DualSense nero e non l'ho mai preso, perché già ne avevo due. Gli ho detto inutile che mi compro un terzo pad. Che cazzo me ne faccio di un terzo pad? Però. Cioè, praticamente. È come se non avessi. È come se non avessi mai utilizzato. Perché è proprio zero. Che succede? Se riusciamo a spostarlo da questo lato, immagino che dovremo trovare un'altra strada. Che poi minchia, non possiamo spostarlo da questo lato, cioè che ci vuole. Lo prendi e lo trascini. Che tra l'altro, vedi, devo fare il giro per forza da qua. Io devo ammettere che anzi, boh, non lo so se è perché, no, cioè non ne ho idea, però a me durano un bel paio d'ore, mi durano i pad. E poi male che vada, vabbè, c'ho il cavo praticamente qui attaccato subito, quindi non è un problema. C'è qualche esperto di sollevamento di pietre? No? Ehi, guardate, c'è una spaccatura. Forse possiamo farci strada a prenderla? Ora la spacca lei, tipo. Wotò! Un colpo abbastanza forte potrebbe funzionare. Ah, forse gli devo spingere il carro. In testa ho la scimmia di prendere. Ho in testa la scimmia di prendere la PlayStation Portable.
Molti mi hanno detto che sarebbe una cazzata, però non lo so, a me piace l'idea di poter stare a letto e giocare alla play nel frattempo, specialmente quando devo prendere sonno. È un bel toccasana, è un bel toccasana per me. Cioè potrebbe essere un bel toccasana. No, qui non c'è un cazzo. Però ci dovevo provare per forza. Ecco, vedi, qui c'è un forzeruccio. Elmo pesante. Attenzione. Ma io in realtà, se veramente mi dovessi fare un investimento del genere, mi comprerei o uno Steam Deck o un ROG. O un ROG a sto punto. Minchia, è fortissimo l'elmo pesante. Cioè, se veramente mi sale la scimmia. In realtà stavo pensando a una cosa, però. Non so se la voglio fare. Oddio, lì c'è uno. Ehi, amico. C'è un'idea che mi stava balenando nella testa. Io purtroppo, minchia, quando penso a ste robe sono pericoloso. Sono tanto pericoloso. In un modo o nell'altro devo pur rientrare nelle spese, perché altrimenti. E faccio beneficenza e a sto punto i soldi li do a un ente benefico e amen. Quindi, pur di non fare torto a nessuno, preferisco magari venderlo a un estraneo, o comunque mettere l'annuncio su internet piuttosto che fare poi casino, eccetera. Anche perché comunque sia ci sono soldi da uscire, quindi mi avrebbe rimborsato i soldi. Ecco, cos'è successo? Che praticamente Amazon mi ha permesso di. Cioè, mi ha permesso praticamente di fare il reso, eccetera. Però, siccome io avevo assicurato la scheda grafica con un'agenzia esterna, perché quando l'ho comprata avevo comunque la possibilità di fare la riparazione, me l'hanno rispedita oggi riparata, ragazzi. 4080 Super. Cioè, non mi era mai successa una roba del genere. Non mi era mai successa una cosa simile. Sono praticamente con tre schede video di fascia medio-medio-alta. Anzi, una di fascia media e due di fascia alta. Hiro. Oh, salve, come posso aiutarvi? Che ci fai qui? Non sai che è pieno di mostri? Non è un posto sicuro. Ma da che pulpito? E poi come hai fatto a notarmi? Solitamente passo inosservato. Perdonami per questa mia frivolezza. Mi chiamo Hiro. Sono un mercante ambulante. Vendo i miei prodotti dalle montagne più alte alle coste più lontane. Riguardo al perché io sia qui, mi hai beccato intento di fucillarmi. Inutile dirlo, ma non ci sono molte persone con cui parlare qui. Ecco perché sei abbastanza insolito. In tal caso mi scuso per il disturbo. Che sciocchezza. La compagnia è sempre benvenuta, anche in pieno giorno. Le persone tendono a starmi alla larga, forse non sembro molto avvicinabile. Il destino ha voluto che ci incontrassimo. Come ti chiami? Noah. Noah. Sbaglio la guardia a una recluta di grande talento che si chiama così. Sei tu? Sto parlando con quel ragazzo lì? Se sei riuscito a notarmi, allora hai brillante futuro davanti a te. Sarei onorato di avere un cliente come te. Posso mostrarti le mie merci? Certo, fammi vedere che hai. Sono molto felice che tu me l'abbia chiesto. Forse lui si recluta dopo aver acquistato tot oggetti. Perché ce l'ha una meccanica simile. Ci sta. Allora, in teoria, avere due PC per le live sarebbe comodo. Perché comunque io con un PC streamerei e l'altro PC si dedicherebbe soltanto al gaming. Quindi andrei non solo ad alleggerire il carico del PC, quello che utilizzo per giocare, perché comunque giocare e streamare dallo stesso PC è abbastanza pesante.
E comunque tanti streamer fondamentalmente hanno un dual PC, un setup con dual PC. Il problema è che ovviamente ci sarebbe un dispendio comunque di energia elettrica in più, ci sarebbe comunque un, cioè ci sarebbe comunque un appesantimento in generale delle mie spese, e quindi per questo non lo voglio fare e ho puntato a fare un PC solo talmente potente da poter fare entrambe le cose. Quindi molto probabilmente assemblerò il mio vecchio PC e lo venderò tutto già assemblato, per chi magari non ha lo sbattimento di montarselo, lo monto io già tutto bello sistemato e pulito e lo vendo, e lo vendo probabilmente con la 3060. La 3090 o me la tengo di riserva, non si sa mai, dovesse succedere qualche casino e mi tengo comunque la 3090 come scheda di scorta, che è comunque una gran scheda di scorta, oppure la vendo e via e amen. Quindi quello poi sarebbe, diciamo, il mio... Uh, 60 HP a tutti gli alleati addirittura. Ecco, questi li prendiamo. Questi li prendiamo. Ah, prezzo 20 addirittura. Di queste posso abusarne comunque per ora. Ok, facciamo così. Torna presto. Futuro pezzo grosso. Ci vediamo in giro. Quindi per ora non ti posso reclutare, secondo me lui si recluta facendo tot acquisti. Runa della potenza. Minchia. Incazzato pure lui? Sì, sì, ma infatti potrei farlo. Potrei tranquillamente farlo. Allora, aspetta, ma io qui che sono salito... Ah sì, sì, volevo salire effettivamente, perché ci sono i forzieri che devo prendere qua. No, qua l'ho preso il forziere. Oddio, mi sto confondendo. Aspetta, ma da qui noi già ci siamo stati allora. Per un bel po' di anni. Eh sì, io qua già ho preso tutto. Quindi dobbiamo tornare da qua. Cioè, io proprio ho fatto il ragionamento di fare un investimento. E che comunque, vabbè, non è che ho fatto un investimento per lo streaming, perché parliamoci chiaro. Perché glieli pagavano i genitori. E invece i miei genitori non me li pagavano. Cioè, non me le compravano. Ma non perché non volessero comprarmela, ma semplicemente perché ovviamente avevo la scuola, avevo tante cose, io già mi distrevo facilmente coi giochi, quindi ovviamente non vai a dare la droga a un tossicodipendente, per parlare in modo un po' più papale, e quindi giustamente non mi sono mai messo lì con la pretesa di avere il PC buono o di fare una cosa del genere. Però adesso che comunque... Ok, quindi ho fatto praticamente tutte le strade qui. Abbiamo preso tutti i forzieri, tutte le cose. Buon posto. Spero di non aver dimenticato nulla. Se ho dimenticato qualcosa, sono un coglione. Allora, qui invece è tutto bloccato, quindi rip... Qui c'è un salvataggio che... È un montacarichi davvero notevole. Ma si alza e si abbassa? Sento che sta iniziando a cedere. Forse serve qualcosa di più pesante sull'interruttore. Qualcosa di più pesante sull'interruttore? Ok, allora intanto
Qua cosa c'è? Non c'è forziere, non c'è nulla. Eh sì, devo mettere praticamente tutte e due le rocce. Aspetta. Ovviamente in base ovviamente a quello che riesco a trovare in giro. Ecco qua. Ecco fatto. Forse ero un po' rugginito. Forse sì. Andiamoci da fare. Ok, sto salvataggio qua. Ho un po' paura. Penso che ci sia qualche boss fight. Potevo salvare un altro slot, però vabbè. Vabbè, sti cazzi. Sei erba curativa, madonna mia. Proprio riempito. Allora, qui facciamo così, lo mettiamo al centro, così possiamo passare se da un lato vento posso e dovrei fare. Quindi mi sa che ora mi monto l'altro PC, quello mio vecchio, e poi lo vendo tutto insieme. Così riesco a farmi comunque un buon gruzzoletto. E con quello poi ci andrà, penso che il gruzzoletto che vado a fare lo vado a reinvestire sul monitor e sull'aggiornamento comunque delle mie componenti. Runa della resistenza. Ok, abbiamo fatto tutto anche qui. Ah, ok, sono rispuntato da questo lato. Ecco, qui ora possiamo spostare. Quindi ho praticamente adesso la shortcut da quel lato. E sì, risalvo qua, posso risalvare per ora. Tanto ho la shortcut, qualsiasi cosa succeda. Ok, quindi prima di qua, che ci sono materiali? Sì. Qui c'è la pietra bloccata. Sono curioso di vedere il crafting, che cosa mi servirà, perché le armi in realtà non si craftano qui. Qui le armi si potenziano e basta. Può essere che questi pezzi di pietra servano poi per aumentare ulteriormente il livello delle armi o creare delle armature, equipaggiamenti particolari. Mi regalerò il monitor molto probabilmente. Ecco, curiamo un po' qua i cristiani che stanno morendo piano piano. Là c'è un forziere rosso. Cos'è un forziere rosso? Non ne ho visti ancora di forzieri rossi. E tra l'altro, come cazzo ci dovrei... Ah, ok. Sì, sì, c'è la stradina qua, l'ho vista. E da dove si sale? Da lì? Perché è vero che comunque, diciamo, puoi giocare tranquillamente a 30 fps, perché comunque qualsiasi gioco a 30 fps si vede benissimo e ci puoi giocare benissimo. Ah no, ok, qua si sale, perfetto. Allora, prima andiamo di qua. Andiamo sotto, vediamo un po' cosa c'è sotto. Ecco. Pietra antiveleno, questa è buona. Differenza, dopodiché no. Cioè, dopodiché comunque sia l'occhio si abitua. È vero che può andare più veloce nel guardare magari determinati punti, ma va veloce semplicemente per una questione di meccanica proprio dell'occhio.
cioè tu la differenza abissale la noti comunque, 30-60 fps si nota, perché comunque la differenza è abbastanza evidente. Però se già tu prendi, che ne so, 120 con 140 Hz, la differenza praticamente non la percepisci. Non la percepisce più la differenza. Perché altrimenti dovremmo essere tipo dei superumani. Però ovviamente la differenza tra 30 fps e 60 si vede, perché è abbastanza evidente. Però se già facciamo il confronto, ripeto, tra 120 e 144, non c'è più spazio nella borsa. Minchia, quindi la borsa ha un suo... La borsa ha un suo... Ok, tu che non c'hai nulla. Simbolo di crescita. Cazzo è simbolo di crescita? Aumenta poco l'esperienza. Rinuncia a 5 d'attacco per l'esperienza? Sì. Assolutamente sì. Questo lo do a te. E questo qui di Topazzi lo do a lei. Ok, posto. Ovviamente questo fastidio, ma solo in quell'occasione. Diciamo gli FPS in generale, o comunque gli Hertz, non tanto gli FPS, hanno un valore specifico, o comunque hanno un peso specifico. Ma se tu devi giocare, che ne so, un gioco d'azione, o comunque un gioco di ruolo, o un qualsiasi altro titolo, se lo giochi a 30, o lo giochi a 60, o a 120 FPS, non ti cambia nulla. La trama, vabbè, la trama del 12 lasciamola perdere, però come gameplay... Io quanto vorrei il sistema di Gambit reintrodotto nella serie Final Fantasy. Io mi divertivo troppo a farmi Gambit nel 12. Medicina del risveglio. Ecco, ti faccio vedere, giusto perché così almeno uno ha un'idea un po' più completa. Ecco, nel menu tattica ogni personaggio ha la possibilità di avere tre tipi praticamente di comandi per... l'auto per, diciamo, per il combattimento automatico, dove in questo caso abbiamo la strategia di gruppo, quindi praticamente tutti quanti i personaggi in questo caso combattono liberamente, quindi utilizzano praticamente tutto. Cautamente, dove praticamente si difendono, cercano di essere meno aggressivi, eccetera eccetera. Combatti senza usare MP, quindi senza utilizzare tecniche, cioè senza utilizzare magie in questo caso, non usare oggetti o conserva risorse. Quindi vedete, ci sono diciamo ci sono diversi preset, perché questi sono comunque dei preset, che utilizza tutto il gruppo. Mentre invece se al vostro personaggio nello specifico volete dare comunque dei comandi in particolare, lo potete fare, vedete? C'è praticamente le azioni dove si devono conservare magari gli skill point, oppure solo attacco, solo cura, solo difesa, eccetera eccetera. E qui addirittura ci sono i gambit, vedete? Praticamente c'è attacco con abilità fisica, attacco con abilità magica, attacco con HP, eccetera eccetera. E potete impostare praticamente la vostra strategia in base al, diciamo, in base al personaggio che avete e in base anche al nemico che magari state affrontando in quel momento. E poi avete anche la selezione del target. Quindi in questo caso stesso nemico come bersaglio, quindi vuol dire che tutti quanti colpiranno lo stesso avversario, oppure l'avversario con l'armatura alta, l'avversario se ce ne sono 3, 4, vedi? Io posso impostare per esempio tipo attacco AOE se ci sono 4 più nemici, e quindi lui mi fa l'attacco AOE se ci sono 4 più nemici. Quindi proprio c'è letteralmente la possibilità di poter personalizzare il vostro party come meglio crediate. E sta roba è fantastica. Io appena l'ho vista mi sono messo quasi a piangere, letteralmente. Ho detto è incredibile. Ho detto hanno unito praticamente. Non è un problema dal punto di vista della trama, perché la trama è comunque a sé.
è comunque una trama personalizzata a sé. Allora, di qua noi effettivamente già è da dove siamo arrivati, quindi dobbiamo andare di qua. E infatti, vedi, qui c'è... non c'è più spazio nella borsa. Fanculo. Oh. Usiamo questo. Scudo morbido. Scudo morbido. Che 66... Madonna mia! Ah, ecco! È lo scudo che ti dà quella D. Ah, ecco, vedi che io dicevo, ma cos'è quella D che si vede? È perché lo scudo. Ah, ok, vedi? Ottimo. Ottimo. Ora ho capito. Miniera abbandonata centro. Ma qui però dove mi fai uscire? No, credo di non averlo neanche fatto ancora il 70° piano. Cioè, lo potrei fare tranquillamente, ma non l'ho fatto. Ma semplicemente perché io ad Evercrisis sto giocando veramente poco al momento. A parte che comunque non è per una questione di tempo o roba, perché sì, vabbè, ho poco tempo, quindi non... ma è proprio letteralmente anche una questione mia che... Non dico che mi sta annoiando, mi sta seccando, però sto preferendo al momento recuperare magari altre cose piuttosto che dedicarmi ad Evercrisis. Cioè, mi sto dedicando praticamente a giocare ad altra roba. Per esempio, tipo, sto giocando Horizon Forbidden West, che lo sto recuperando, perché comunque ho sentito che molti ne parlano bene. Cioè, almeno, tutti quelli che ho ascoltato e di cui mi fido, tra virgolette, ne parlano bene. Quindi ho detto, va bene, giochiamocelo. Cioè, a sto punto lo gioco. Cioè, ho fatto... Le ultime cose che ho fatto su Evercrisis sono state praticamente... Vabbè, la Crash. Che ho fatto la Crash. E... Poi... Oddio, cos'altro ho fatto poi? Vabbè, sì, l'evento. Che comunque mi sono farmato le robe dell'evento. Questo però devo scartare. Oh, tocca. Mi dispiace. Mi dispiace, ma a saperlo è stato un errore mio qua, perché non ho visto che la borsa aveva un limite. Pensavo avesse un limite, certo, perché aggiungeranno i piani, giustamente aggiungono gli altri piani gli altri piani della tower, quindi giustamente se uno già l'ha completata tutta. Ma non so se effettivamente puoi fare altri... Cioè, non so se già puoi fare i piani che hai già fatto. O devi farli necessariamente nuovi. Sai che non la so sta cosa, non me la ricordo. Minchia, un'altra volta pieno, porco Giuda. E niente. Sciarpa. Skip. Runa della difesa. Ok, di qua non dovrebbe esserci nient'altro. Perché da qui... Adesso che sono equipaggiato meglio, e sicuramente lo posso fare. Ok, sì. Qua abbiamo fatto praticamente tutto il giro. Ottimo. Sì, vabbè. Ritorniamo di là e siamo a posto. Però diciamo che purtroppo un pochettino Evercrisis ha differenza. Anche in Opera Omnia gli eventi erano tutti uguali. Però... Il fatto che su Opera Omnia avevi tutti quei personaggi, potevi cambiare i team, potevi fare le cose, non lo so, mi stimolava di più. Anche nel provare setup diversi. Invece su Evercrisis è proprio una corsa contro il tempo, quindi devi per forza mettere il team forte. Perché se non metti il team forte non riesci a completare la quest, se non riesci a completare la quest rosichi. E poi è così. Vabbè, questi scartiamoli tutti, perché tanto è inutile tenerli ormai. Basta, via. Fanculo. Cioè, è inutile che mi metto qui a perdere tempo. Esatto, poi tra l'altro ora ci sono anche i bonus dell'Highwind, quindi è anche meglio. Sì,
Sì, ci vorrebbe una piccola ventata di aria fresca. Questo muro sembra sul punto di cedere. Ok, quindi devo prendere la rincorsa e buttarlo giù. Ah, certo, perché ora ho preso la roccia e spacco questo. No, fermo. Ecco qua. Scusa, è questo che è senza pietra? Non me la fa cadere la pietra da qua. Ah, sì, invece. Ok, è perché non posso girare i binari, quindi per forza così dovevi fare. Bisognava fare necessariamente così. Bacqua, ottimo. Allora, qui va bene, qui va bene. Abbiamo fatto tutto. Comunque sì, ragazzi, questo è proprio uno di quei titoli che veramente, se siete amanti del vecchio stile, come lo si chiama spesso in Italia, delle vecchie glorie, è praticamente un must. Specialmente, ripeto, se siete amanti della saga di Shuikoden, è proprio quello che da un lato volevo circa 15-20 anni fa. Anzi no, 20 anni fa no, 15 anni fa più o meno, sì, 15 anni fa. Quando ho giocato più o meno il mio primo Shuikoden. Personaggi che sono fatti in 2D col pixel, ma quella penso sia comunque una scelta artistica, però sono dell'idea che comunque sia. È molto bello da vedere. È molto, molto pregevole da vedere. Quindi, diciamo che non sono d'accordo con alcune critiche che ho letto in giro del fatto che, dal punto di vista grafica, si potesse fare di più. Cioè, ricordiamoci che comunque questo è un progetto Kickstarter. È comunque un progetto fatto da uno studio indipendente che va bene, aveva dei professionisti. Cioè, alcuni pensano di fare critica costruttiva su uno studio indie che già possibilmente è al massimo della propria, diciamo, cioè al massimo della propria, come posso dire, della propria struttura, del proprio organico, letteralmente. Quando ci sono giochi AAA che poi vengono elogiati e che in realtà fanno veramente cagare. Cioè, veramente alcuni sono. Cioè, ci sono alcuni titoli che proprio. Cioè, non dico che sono ingiocabili, però. Perché comunque non sono ingiocabili, però. Cioè, vengono dati dei voti che secondo me potrebbero tranquillamente essere rivisti. Ecco, mettiamola così. Stivali da corsa. Quindi questi aumentano la velocità. La velocità di azione, immaginavo. Per ora, tutti hanno equipaggiato qualcosa. Vabbè, per ora lasciali. Minchia, sono pieno di oggetti, porca puttana. Devo assolutamente mettere tutto nel. Ecco, lì c'è il boss comunque. Ecco qua, altro oggetto che non potrò prendere. Ma sì, fondamentalmente è la risposta che a me viene anche da pensare, eh? Cioè proprio la risposta che mi verrebbe da dire subito è proprio quella, fattillo tu. Cioè proprio in alcuni casi mi verrebbe proprio da dirlo.
Mi verrebbe veramente da dirlo, solo che poi, vabbè, ovviamente non si può fa. Dai, cosa cazzo leviamo? Erba antiveleno. Dai, leva, scarto. Non me la fa scartare? Ah, ecco. Runa del fuoco! Fare davvero... Lo vuoi fare davvero? E io risponderei sì. Certo che lo farei davvero. Vedi, qui c'è il salvataggio perché lì c'è la boss fight. Quindi io in realtà... So che probabilmente mi odierete. Perché so che mi odierete. Magari qualcuno apprezzerà questa cosa e qualcuno mi odierà. Però, raga, io lo devo fare, mi dispiace.